disagi maggiori determinati dall'ondata di gelo che negli ultimi giorni ha investito l'intera provincia di Cosenza non sono causati dalla neve ma dalle frane. Uno smottamento lungo un cossone affacciato sulla statale 107 ha determinato la chiusura al traffico dell'importante arteria di collegamento con la fascia tirrenica tra gli svincoli di Paola e San Fili. L'interdizione al traffico va avanti da ieri sera quando dal fianco della collina a pochi chilometri dalla città di San Francesco si sono staccati fango e pietrisco, mettendo a repentaglio l'incolumità degli automobilisti. Si lavora alla messa in sicurezza del tratto interessato, ma anche al monitoraggio di altri segmenti a rischio. Forti i disagi per gli spostamenti. Per raggiungere la costa, l'alternativa è l'autostrada del Mediterraneo con uscita a Falerna per il lato sud e la statale 283 delle Terme per il lato nord. Potenti, feroci, padroni incontrastati di Gioia Tauro. Questo è in estrema sintesi il quadro che il nuovo collaboratore di giustizia Francesco Trunfio traccia del clan Piromalli, un clan del quale il pentito parla quasi con terrore. Conoscendo l'altissimo profilo criminale delle persone di cui intendo parlare, afferma: temo che già in un periodo antecedente a quello in cui i verbali delle mie dichiarazioni saranno resi noti, i Piromalli possono essere messi al corrente della mia collaborazione. Il giudizio che Trunfio dà della cosca della città del porto è netta e precisa. Posso affermare con certezza che tutto ciò che nel corso degli anni è accaduto a Gioia Tauro è sempre stato deliberato o avallato dai Piromalli. La storia di un'amicizia tra un alieno e un bambino, una storia che a tratti commuove, a tratti diverte, un film che ha segnato intere generazioni e che continua ad emozionare. La pellicola è stata trasmessa nell'aula magna dell'Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina, davanti a un centinaio di bambini che hanno avuto la grande opportunità di vedere da vicino la sagoma dell'alieno.